Ci troviamo in Largo del Tempio, qui sorge la chiesa principale di San Giacomo, quella del Santissimo Rosario. In fondazione la chiesa risale al XIV secolo. In seguito al trattato del 1564 tra gli abitanti di San Giacomo e la curia vescovile, fu ovviamente presa in cura dagli abitanti che la restaurarono, infatti possiamo vedere delle porte ormai chiuse, per essere successivamente ampliata nel 1734, nel XVIII secolo, secondo lo stile neoclassico. La chiesa, a pianta rettangolare, presenta un portone d'ingresso centrale molto semplice, sormontato da architrave e timpano a semicerchio. La copertura invece è avvolta a botte. Per quanto riguarda il campanile, è del tipo a torre, decorato esternamente con le cornici in mattapiano che indicano i tre livelli. Adesso entriamo dentro e vediamo com'è decorato. All'interno la chiesa è riccamente decorata. Troviamo la statua del patrono di San Giacomo, di Sant'Antonio da Padova, due statue della Madonna, del Rosario e dell'Addolorata. Le pareti sono decorate con quattro bellissime tele dai colori vivaci che rappresentano la scena di vita e della passione di Nostro Signore. Sulla destra vi apre una nicchia che contiene il tabernacolo, un piccolo altare e la statua di Padre Pio. Una leggenda vuole che nel XVI secolo gli abitanti di San Giacomo scavarono un cunicolo che si dice partisse da sotto l'altare della chiesa per sbucare in una quinta grotta. Serviva come via di fuga verso le campagne in caso di pericolo. Infatti, ricordiamo che nel 1566 i turchi che razziarono tutto il Mediterraneo, in quel momento con Pio Ali Pascià, presero Termoli. Ecco quindi, in caso di assedio, utilizzavano questo cunicolo appunto per sfuggire alle razzie degli invasori. Troviamo sopra l'ingresso della chiesa, qui c'è appunto, siamo su una balaustra dove è posizionato questo monumentale organo in legno intagliato che risale al 1700. Ovviamente ha subito dei restauri durante i secoli, ma la parte originaria non è stata toccata, è rimasta questa.